detto una cosa che si lega molto a questa serie, che c'è Stringer Bell, il personaggio della serie, che fa di tutto per uscire dalla strada, ma la strada lo insegue. Come ti accoglie quel mondo? Guarda, io non mi sento proprio legato a un mondo in particolare. Ho delle amicizie, come mi chiedevi prima, come si esce dalla strada, sì. Cioè, detto, la cultura, secondo me, tipo, appunto anche il fatto di aiutare i giovani in età giovane permette di uscirne in tempo, perché poi ne devi uscire in tempo. Un sacco di amici che magari adesso hanno i figli, i debiti, hanno solo amicizie sbagliate, sì. E quindi alla fine ti dicono, io so fare solo questo. E poi una volta che sei lì è difficile uscirne. Però conservo amicizie di quel tipo, fin da piccolo ho avuto amicizie di un altro tipo, anche di persone che invece appunto avevano cultura o stavano meglio, perché non avevo il pregiudizio di essere una cosa o l'altra. Quella cosa è venuta dopo, crescendo, no? So sempre stare comunque con le persone in generale, non che sia necessario che siano di un tipo o di un altro. Quanto ti senti cambiato? Io non riesco a percepire il mio cambiamento, mi sento in dovere di cambiare comunque per stare al passo con quello che vivo adesso e non ci riesco, ma secondo me è più un discorso di passaggio dall'età da adolescente a sì. Quella adulta. Adesso io ormai vivo da solo da quando ho 17 anni e adesso ho l'età in cui una persona teoricamente va a vivere da sola. Sì. E mi pesa tantissimo adesso, cioè prima mi sembrava una figata, adesso invece mi pesa un botto che comunque faccio tutto io sempre, devo pensare a tutti i cazzi miei, adesso devo pensare pure a quelli degli altri, magari nella mia stessa famiglia. No? Mormoni, mo problem. Sì, esatto. Mario, una famiglia? Per me è un problema, non lo so, chi vivrà, vedrà, non lo so, non lo so proprio, sono single da parecchio tempo, no, guarda. Ah, sì, una sì. Volta che parlo d'amore da te, poi succedono i peggio meme. Succedono i peggio meme perché è un discorso delicato. Ma ci arriviamo dopo l'amore. Con calma, non te lo saprei dire. La vorrei. Okay. La vorrei, vorrei anche lì anche poter adottare qualora fossi sterile o qualora potessi permettermelo. Anch'io ci penso. Capito? Visione. Oltre a fare dei bambini. E, però è difficile perché in questo periodo della mia vita non sono predisposto a una famiglia perché sto rincorrendo delle cose. Insomma, e ci non lo so, è difficile. Ed è giusto che sia così, ecco, però. Certo.